Ciao a tutti! In questo video parliamo di Roma e della sua espansione nel Mediterraneo, quindi prevalentemente contro la città di Cartagine, ma vediamo anche che non sarà solo contro Cartagine. Cartagine sarà la parte centrale, la parte più importante, tra virgolette, di un processo che arriva ad ampliare, estendere il territorio di Roma in una zona molto più ampia. Abbiamo lasciato Roma nel video precedente in possesso di tutto il territorio, sostanzialmente dal Po fino allo stretto di Messina. Stava cominciando a estendere la propria attenzione sulla Sicilia, dopo aver sottomesso le città della Magna Grecia e dopo aver preso il controllo a livello politico-militare e tutta la penisola italiana, sostanzialmente. Naturalmente ha questo cambio di dimensioni corrispondono anche dei cambiamenti sociali. Andiamo a vedere in questo video praticamente come Roma si espande dal punto di vista territoriale, dal punto di vista e che cosa va di pari passo dal punto di vista sociale e politico. Sostanzialmente la cosa, cioè, diciamo subito, andrà a incasinarsi sempre di più, andrà a costituire sempre una cosa più complicata, sarà una rete di rapporti sempre più complessa che tutto si risolverà in un gomitolo di corruzioni che fanno il bene dei più ricchi e che invece portano all'impoverimento delle classi già disagiate, ma ci arriviamo con calma. Allora, lasciatemi giusto il tempo di rimpicciolirmi, come ormai siamo abituati, e cominciamo con le slide. Allora, anzitutto consideriamo dov'è Cartagine, cos'è Cartagine più che altro. Cartagine è dall'altra parte del Mediterraneo rispetto a Roma. Siamo in Tunisia. Cartagine nel III secolo, prima di quest'epoca, è una città estremamente importante, è il centro di una rete mercantile più che territoriale, sostanzialmente molto molto vasta, vasta come il Mediterraneo, che deriva dalla sua importanza che aveva già preso come città di fondazione fenicia, quindi che sta commerciando da parecchio tempo. I romani chiamavano i cartaginesi poeni, peni, punici, che sostanzialmente è la maniera con cui loro chiamavano i fenici. Dal punto di vista politico tra Roma e Cartagine non c'è molta differenza. Al potere della città di Cartagine, intendo, c'è una specie di senato, i suffeti, e un'assemblea popolare. Quindi da questo punto di vista le massime autorità cartaginesi sono simili a quelle romane. La differenza però è che i cartaginesi, per il motivo con cui si è sviluppata economicamente questa città, la classe dirigente cartaginese non è fatta da latifondisti come invece Roma. Cartagine è in mano a una oligarchia di mercanti, di famiglie mercantili. Dal punto di vista militare, Cartagine per la sua espansione ha sempre usato truppe mercenarie prevalentemente, e proprio perché derivano dai fenici, proprio perché deve difendere la propria rete mercantile che sfrutta il Mediterraneo, è potentissima dal punto di vista della flotta. Diciamo che Cartagine è sul mare quello che Roma è sulla terraferma. Abbiamo già sentito parlare di cose del genere, il parallelo con Atene e Sparta a me viene abbastanza naturale. La flotta ateniese che è una città che si concentra sul commercio, una città sulla costa, mentre la Sparta dell'interno che invece è forte per quello che riguarda gli opliti. Ecco, un parallelo simile, ma diciamo si ferma più o meno lì, può essere fatto con Cartagine, che è città commerciale basata sulla rete commerciale sul Mediterraneo, che punta tutto sulla flotta, e Roma, che punta sull'espansione territoriale, sul latifondo, che invece ha puntato fino adesso sulla conquista di terreni, di territori, quindi sulla fanteria.
Proprio per il fatto che sono due aree di influenza tangenti ma distinte, Roma e Cartagine non entrano in conflitto per tantissimo tempo. L'economia di Roma è agricola, quella cartaginese no, quindi si toccano ma non si interessano l'una all'altra, c'è un trattato di convivenza pacifica tra una città e l'altra. Il problema nasce quando gli occhi degli uni e degli altri vanno a cadere sullo stesso posto per motivi differenti, ovvero sulla Sicilia. Allora, quali sono gli interessi di Roma in Sicilia? Roma ha conquistato tutta la città della Magna Grecia, si sta espandendo, sta lavorando per espandersi ulteriormente territorialmente, quindi naturalmente presa la Calabria, si vede la Sicilia, l'idea è di espandersi anche lì. Per quello che riguarda Cartagine, la Sicilia è al centro del Mediterraneo, è ombelicale rispetto al Mediterraneo, è un'ottima base commerciale e i cartaginesi si contendono il controllo della Sicilia da circa 3 secoli con i greci, quindi anche loro hanno dei fortissimi interessi. È il 269. Ci sono dei mercenari provenienti dalla Campania, i Mamertini, che hanno occupato Messina. Il tiranno di Siracusa, che è greco, attacca questi Mamertini a Messina. La cosa sarebbe limitata lì. Ma i Mamertini all'inizio cominciano a chiedere aiuto ai cartaginesi. Lasciamo per ora i Romani fuori da tutto ciò. I cartaginesi arrivano, minimizzano il tiranno di Siracusa in questo momento e cominciano a controllare loro il territorio intorno a Messina, in quanto dopo aver aiutato i Mamertini a opporsi ai cartaginesi, a opporsi a Siracusa. Poi i cartaginesi stessi cominciano a farsi opprimenti, cominciano ad avere essere troppo esosi nei confronti di Messina. Quindi i Mamertini di Messina chiedono aiuto a sto punto a Roma. E Roma deve decidere a questo punto se intervenire o meno in questo conflitto. Chiaramente Roma ha già visto che la Sicilia è interessante, perché sono terre fertili, perché sono terre ricche, perché ci si può pensare a cominciare ad aprirsi anche al commercio del Mediterraneo. E soprattutto, sì, va bene, c'è un trattato di convivenza pacifica, ma se Cartagine comincia a occupare tutta la Sicilia, comincia a essere molto grande, molto forte, troppo vicina, e se poi comincia a controllare Messina e lo stretto di Messina, e quindi c'è una questione di sì, ma è nello stretto proprio in quale sfera di influenza rientra, quali navi ci possono entrare, possiamo continuare a spostarci, a commerciare, quello che facciamo, eccetera, comincia a essere pericoloso. Ed ecco che i Romani intervengono contro i cartaginesi su Messina, che ormai controllano Messina, perché la controllano rispetto ai Mamertini che l'avevano chiamati, e il 264 scoppia quella che si chiama la prima guerra punica, quindi la prima guerra contro i Fenici, contro i Cartaginesi. I Romani sostanzialmente occupano Messina. Cartagine parte avvantaggiata, perlomeno parte avvantaggiata sul mare, e la prima guerra punica parte come guerra di marina, guerra di flotte. Roma comincia ad allestire quindi una imponente flotta, sono 120 navi da guerra. Questa imponente flotta riesce a regalare a Roma una vittoria importante a Milazzo e anche una serie di sconfitte. I Romani minimizzano su queste sconfitte, ma ce ne sono un bel po', alcune per imperizia, alcune perché sono coinvolti alcune navi fanno naufragio, altre perché i cartaginesi sono molto più esperti nella navigazione e nelle guerre navali. Eh,
I romani vincono comunque in Sicilia contro i cartaginesi presso Capo Ecnomo e a quel punto tentano uno sbarco direttamente sulle coste africane verso Cartagine. Lo sbarco è guidato da Tiglio Regolo, prova un attacco e i romani vengono annientati. Quelli che provano a sbarcare perdono tantissimo. E quindi questa prima fase va a finire male sostanzialmente. Seguono altri 13 anni di guerra, quindi una guerra che dura tantissimo. La guerra dura dal 264 al 241 in tutto. Alla fine è vinta dai Romani, la battaglia delle Egadi, perché i Romani nel frattempo sono riusciti a implementare delle invenzioni navali, delle invenzioni per quello che riguarda la loro flotta, le loro navi, che gli permettono di vincere contro Cartagine. Le vediamo dopo. Dopo aver vinto, chiaramente Roma impone delle dure condizioni di pace, prima tra tutti i cartaginesi devono rinunciare a tutte le pretese sulla Sicilia, che infatti viene conquistata e la Sicilia diventa la prima provincia romana. Le conquiste di Roma non finiscono lì, chiaramente. Nel 237, quindi 4 anni dopo, Roma occupa anche Sardegna e Corsica, che vengono considerate tutte insieme, e quindi comincia a controllare tutte le isole maggiori. Successivamente, nel 229, tra il 29 e il 28, Roma si estende un po' in Illiria, in quella che è la ex Jugoslavia, per capirci, estende più che altro la propria influenza, va a cominciare a sistemare guarnigioni, mandare inviati, eccetera, e comincia a interessarsi all'Oriente, così come comincia a fondare una colonia a Brindisi. È il 244, quindi siamo ancora nella prima guerra punica, quando viene fondata la colonia di Brindisi. Questa attenzione verso l'Illiria, verso est, e la fondazione di questa colonia mostra un incremento dell'attenzione romana non solo verso Sicilia, Sardegna e Corsica, ma anche verso la Grecia, perché ci si espande un po' a destra, un po' a sinistra, no, un po' a est, un po' a ovest. Successivamente, ne siamo nel 222. Roma passa il Po, comincia a controllare, a espandersi e estendersi nella pianura padana. Roma vede questa pianura che è importantissima dal punto di vista territoriale, terre da centuriazione, terre da dividere, da coltivare, se ne rendono conto perfettamente del benessere economico che può portare il controllo di questa pianura, che d'altra parte sarà contesa da un sacco di popoli per i 2 millenni a venire. Chiaramente in queste zone, oltre il Po, ci sono ancora i Galli, quindi Roma attacca i Galli, vince contro i Galli nel 222, dicevamo a Pavia, conquista, occupa Mediolanum, quindi l'attuale Milano, che era un villaggio che viene conquistato e poi diventa una città, e quindi diciamo come data facile da ricordare 222, 222 a.C., Roma prende tutto il controllo della pianura padana, quindi arriva a sottomettere tutta l'Italia a questo punto, non solo fino al Po, ma fino alle Alpi, così sottomessi che i Galli in pianura padana non si ribelleranno più autonomamente, e controlla intanto tutte le isole, eccetera. Dicevamo, come ha fatto Roma a vincere la prima guerra punica con due innovazioni militari importantissime: il corvo e il rostro. È un esempio della pragmaticità e dell'inventiva romana. È un esempio molto molto aggressivo. Si parla di guerra, si parla di armi. Allora, il rostro, che è il più semplice sostanzialmente come idea, è una punta di metallo in origine che viene fissata davanti
alle navi, davanti alla prua delle navi romane. Le navi romane in guerra venivano spinte da file di remi, erano biremi, triremi, due, tre file di remi, di rematori, una sull'altra, destra, sinistra, in maniera da avere velocità, possibilità di manovrare velocemente, di muoversi velocemente. Poter speronare letteralmente a martello le navi nemiche per ribaltarle, aprire delle falle, era una possibilità offensiva tra le principali, e mettere una punta sotto la linea di galleggiamento, tra l'altro, in maniera tale che il buco fatto non fosse sopra dove non imbarca acqua, ma sotto, evidentemente è un'arma d'attacco fondamentale. Pensiamo che ancora nel 1900 alcune delle corazzate italiane avevano a inizio 1900, avevano un rostro. Sicuramente nella fine 1800 abbiamo combattuto con le prime corazzate italiane, avevano ancora un rostro per speronare le navi nemiche. Ed è un'invenzione romana della prima guerra punica, appunto. Seconda invenzione importante è quello che i romani chiamavano corvus, il corvo. L'idea è quella del becco del corvo. Sostanzialmente un ponte lungo una decina di metri e largo circa 1,5 metri. Abbiamo delle illustrazioni, nel senso di rilievi, che lo mostrano. Quindi sappiamo grosso modo come era fatto, questa passerella girevole lungo una decina di metri, fatta per agganciarsi con un uncino, un gancio alle navi avversarie. Quindi l'idea era di manovrare velocemente contro le navi avversarie, speronarle se possibile. Nel momento in cui queste navi sono state avvicinate, far scendere velocemente il rostro agganciando la nave dall'altra parte, a quel punto la fanteria che è imbarcata sulla nave, e la fanteria romana è una fanteria di prim'ordine, comincia a buttarsi su questo ponte, su questa passerella, per andare ad assaltare l'equipaggio della nave avversaria, trasformando sostanzialmente una battaglia navale in una battaglia terrestre. Oddio, poi io penso sempre che combattere in un ponte non è la condizione migliore con cui combattere, e questo ponte è comunque un ponte che non, è tutt'altro che fermo, perché è un ponte che rolla, che beccheggia, con due navi che bene o male sono incastrate una nell'altra, una che magari ha già preso dei danni, sta cominciando ad affondare, quindi non è una buona situazione. Detto questo, grazie a queste due innovazioni, il rostro e il corvo, l'esercito romano, Roma, la città di Roma in realtà, l'esercito e la flotta, riescono a vincere la prima guerra punica e a sconfiggere la flotta cartaginese, che altrimenti era considerata una delle più forti dell'epoca. Ovviamente, persa la prima guerra punica, viene persa la Sicilia. Cartagine, perdere la Sicilia chiaramente non va giù, non gli fa affatto piacere. Intanto, non potendo estendersi in Sicilia, l'attenzione di Cartagine si rivolge verso la Spagna, e Cartagine si espande tantissimo in Spagna. C'è un generale famoso, generale Amilcare, Amilcare Barca. I Barca erano una famiglia, la famiglia che parte dell'oligarchia, della nobiltà, chiaramente mercantile di Cartagine, che in quel momento dominava, controllava la città di Cartagine. Amilcare, come generale, conquista una buona parte della Spagna, da penisola iberica. Spagna è il nome della nazione oggi, geograficamente della penisola iberica. Ovviamente Roma non è affatto contenta di questa espansione, perché di nuovo vede la città nemica che si espande, e questo giro si espande via terra. Il discorso è che bisogna sempre porsi dalla parte del vincitore, bisogna sempre porsi dalla parte, cercare di uscirne puliti, anche se si tratta di lavorare, di muoversi al limite di quello che è accettabile.
Roma non può dichiarare apertamente guerra a Cartagine perché riconoscerebbe che hanno paura di loro. E allora bisogna muoversi in maniera un po' più politica. È il 226, Roma e Cartagine si accordano dicendo la sfera di influenza di Cartagine e di Roma è limitata da un fiume, l'Ebro, in Spagna. Quindi tutto quello che sono gli interventi militari cartaginesi oltre l'Ebro verso l'Italia sono un'aggressione e viceversa gli interventi militari romani verso dalla parte spagnola verso Cartagine sarebbero un attacco romano. Quindi l'Ebro è considerato un confine di sfera di influenza. Poco dopo, siamo attorno al 20 sostanzialmente, Roma si allea, non ha un intervento militare deciso, quindi non sta rompendo un trattato, però si allea con Sagunto. Sagunto è una città in Spagna nell'area di influenza cartaginese, perché al di là dell'Ebro. Sagunto si ribella contro Cartagine, alleata di Roma, ma è Sagunto che si ribella contro Cartagine. Di conseguenza l'esercito cartaginese deve andare ad attaccare una città ribelle nel proprio terreno, perché non può non attaccare i ribelli, d'altra parte sono loro. Chi attacca tra l'altro è il figlio del generale Amilcare Barca, che è Annibale Barca. L'esercito cartaginese ci mette poco ad assediare e conquistare Sagunto, ma il problema è che Sagunto a questo punto gioca la carta del fatto di essere alleata con Roma. A Roma di Sagunto non interessava assolutamente niente, infatti Sagunto viene presa, assediata e conquistata dai cartaginesi, fine. Ma facendo così, i cartaginesi hanno aggredito militarmente per primi un alleato romano. È il 219, ricomincia la guerra, è la seconda guerra punica, con un'aggressione militare cartaginese, anche se chiaramente la provocazione dell'alleanza è stata romana, ma i romani vanno buon dire che loro non hanno fatto niente, e il motivo è perché Cartagine, i romani avevano visto che Cartagine stava diventando troppo forte. Beh, Annibale, visto che ricomincia la guerra, prende l'esercito che è già Sagunto e muove verso l'Italia. E i romani gli mandano un esercito in Gallia per cercare di bloccarlo, ma Annibale riesce a sfuggire a questo esercito e valica le Alpi. Siamo nel 218, l'esercito di Annibale porta con sé qualcosa come 70.000 uomini e svariati elefanti. È una marcia durissima attraverso le Alpi, che i valichi montani sono difficili da passare normalmente, figuriamoci con un esercito con gli elefanti. Si perdono un sacco di uomini, migliaia di uomini a quanto sembra, per il logorio, per le malattie, per gli incidenti, eccetera. Detto questo, l'esercito cartaginese riesce ad arrivare in Italia, si allea con i Galli, che d'altra parte sono stati sottomessi da non tanto tempo, e sconfigge ripetutamente i romani. Ci ricordiamo tre battaglie. In presenza, in prossimità del Ticino, del Trebbia e più giù, perché intanto Annibale e gli elefanti scendono parecchio, fino al lago Trasimeno. Le tre battaglie stravinte da Annibale sono storicamente Ticino, Trebbia e Trasimeno. Annibale arriva nel 217 al Trasimeno, l'esercito romano è ridotto in pezzi. Annibale ha relativamente due passi da Roma, ma anche l'esercito di Annibale è troppo logorato per tentare un assedio, per contrastare l'esercito romano, che a questo punto si è richiuso a Roma ed è pronto a cercare di sostenere una difesa con i denti, con le unghie. Quello che fa Annibale, intanto che deve riposarsi, aspettare rinforzi e cercare, questa è la sua tattica,
di trovare degli altri alleati, come ha fatto in Gallia, come ha fatto in Cisalpina, con i Galli, cerca di farsi alleati tra i popoli italici che sono quelli che Roma aveva sottomesso, cercando di farli ribellare, farli passare dalla sua parte per dare la spallata decisiva a Roma. Quindi Annibale si mette lì, aspetta, devia verso l'Umbria, aspetta di riposarsi, di riprendersi dal logorio, che arrivi, che Cartagine mandi degli alleati, intanto manda messaggeri per cercare di spingere la ribellione, i popoli italici lì intorno, in Italia. In questo tempo a Roma ci si riorganizza anche lì. Viene nominato un dittatore, ci ricordiamo che la dittatura capita in caso di guerra, dura al massimo 6 mesi, viene nominato dittatore Quinto Fabio Massimo. Quinto Fabio Massimo è conosciuto con il nome di Cunctator, il temporeggiatore, quello che lo prende con calma, che temporeggia. In realtà è abbastanza cattivo come giudizio. I romani non hanno apprezzato questa strategia. Quello che faceva Quinto Fabio Massimo è stato puntare non all'attacco diretto con un esercito che era ancora per i romani molto forte, perché quello che li ha sconfitti 3 volte di fila, ma ha cercato di logorarli ulteriormente, quindi con azioni di guerriglia, quello che facevano i sanniti contro i romani sostanzialmente. Quindi sostanzialmente arrivando un pezzettino per volta, minimizzando le proprie perdite e massimizzando un po' per volta appunto il logorio, il morale, la ripresa del nemico. Non si sa se questa strategia avrebbe potuto rivelarsi efficace oppure no, perché è scaduto il termine della dittatura, vincono i sostenitori dello scontro aperto. Riprendono il sopravvento, Roma riattacca, siamo nel 216, il console Lucio Emilio Paolo, quello della Via Emilia per capirci, attacca l'esercito cartaginese convinto di stravincere, è la tragedia di Cannae, i romani perdono qualcosa come 40.000 uomini tra caduti e prigionieri, tra cui lo stesso console Lucio Emilio Paolo che muore in questa battaglia. Quindi Annibale è arrivato nel 216 che ha sconfitto ripetutamente i romani. Roma è lì, veramente a 2 passi, però non riesce a spingere, non riesce a fare quest'ultimo passo. E forse il giudizio della storia è particolarmente severo con Annibale, perché uno dice è proprio l'azione che non ha fatto, che potrebbe aver cambiato il mondo letteralmente, perché se Roma avesse perso di fronte a Cartagine, avesse perso contro Annibale ed è stata veramente a un passo dal perdere, soprattutto dopo Cannae, l'impero romano non sarebbe stato un impero romano, sarebbe stato un impero cartaginese basato in Tunisia e il mondo non sarebbe andato come è andato successivamente. Pazzeschi questi pensieri di quanto una battaglia a volte può cambiare letteralmente il destino del mondo. Fatto sta che l'esercito romano perde a Cannae, ma Annibale non riesce ad andare avanti all'attacco. Anche perché Roma è riuscita a farsi ben volere così tanto, a integrare così tanto i popoli italici intorno ad essa, da far sì che questi popoli non si coalizzano contro di lei. E questi popoli si sentono romani, facevano parte di una rete commerciale, sociale, con Roma, e non hanno nessuna intenzione di sollevarsi contro quella che era la loro capitale. Quindi, nel momento in cui Annibale conta di allearsi con gli italici come aveva fatto con i Celti, non ci riesce. È per questo che non riesce ad avere truppe fresche, non riesce ad avere una forza d'impatto così elevata. Da questo punto di vista, Roma, il piano di integrazione che Roma ha sviluppato dall'inizio ha funzionato perfettamente. La difesa è in un momento di crisi gravissima. Intanto, l'unica cosa che può fare Annibale è aspettare a questo punto rinforzi da Cartagine, che stanno arrivando in teoria, solo che ci mettono un bel po' e purtroppo vengono
o intercettati dalle truppe romane in Spagna, quindi costretti a manovrare, a perdere tempo e forze in inseguimenti, battaglie, scontri, oppure sono intercettati dalla flotta romana, di conseguenza non arrivano navi con i rinforzi per Annibale. Passano così 5 anni. Dal 216 al 211 Roma sta rinforzandosi molto lentamente e Annibale sta disperatamente aspettando rinforzi per dare il colpo finale, la zampata finale, zampata che non arriverà mai. Rivediamo un secondo le date principali della seconda guerra punica. Si parla dal 219 al 202. Nel 219 c'è l'episodio di Sagunto. Nel 218 Annibale passa le Alpi. Nel 217 le vittorie cartaginesi del Ticino, del Trebbia e sul Trasimeno. Nel 216 Canne. Mancheranno ancora gli scontri che vediamo tra poco a Siracusa, a Capua, la terribile sconfitta cartaginese sul Metauro e poi il colpo finale, lo sbarco in Africa dei Romani e la battaglia di Zama. Vediamo che cosa succede. Roma è stata in stallo con Annibale per 5 anni. In questi 5 anni Roma non sta ferma, anzi, riesce ad armare un esercito di 20 legioni. Sono tanti uomini, se consideriamo che una legione sono dai 5 ai 6 mila uomini. Nel 212 Roma attacca e conquista Siracusa, che nel frattempo, avendo perso ricordiamoci che avendo perso importanza, avendo perso forza, anche la colonia, la prima colonia romana, che però era stata per tantissimo tempo nell'orbita greca cartaginese, torna ad allearsi di nuovo con i cartaginesi. Quindi Siracusa torna alleata di Annibale. Nel 212 Roma attacca e conquista Siracusa. Per inciso, nell'assedio di Siracusa, l'assedio di Siracusa è rimasto importantissimo da come nell'aneddotica storica, perché nell'assedio di Siracusa i siracusani, considerati greci siracusani perché sono alleati di Annibale, ma diciamo che sono ancora greci, della colonia greca, utilizza contro navi romane gli specchi ustori, le invenzioni di Archimede, l'inventore. Quello del principio di Archimede, in modo particolare gli specchi ustori sono quelli che concentrano i raggi del sole e non si limitano ad accendere un fuocherello di paglia, ma a far prendere fuoco le navi che assediavano Siracusa, in teoria, quindi funzionavano parecchio bene, concentrando i raggi solari. Lo stesso Archimede, l'inventore, muore nell'assedio di Siracusa. Secondo la tradizione, per essersi rifiutato di seguire un soldato romano che gli ha imposto di venire con lui dicendo devo finire di fare dei calcoli, ed è stato ucciso perché questa cosa è stata vista come una risposta negativa. Archimede a parte, la città greca, Magno greca di Siracusa viene conquistata dai romani nel 212. Nel frattempo capita che Roma non è contenta di combattere, di avere Annibale lì, cerca di espandersi a livello politico più che altro, ben consapevole di quella che è la forza sottile, la forza politica, la forza commerciale di Roma, più che la forza più politica che commerciale, la forza a livello di trattativa di Roma, che è molto più forte di quella degli altri popoli contemporanei.
Perché intanto che Annibale è lì, in questi 5 anni, Roma riesce a ignorare, tra virgolette, Annibale, prendere Siracusa, dichiarare guerra a Filippo V di Macedonia, si chiama prima guerra macedone, perché la Macedonia, ricordiamoci dov'è, nord della Grecia, e i macedoni vedono che i romani cominciano a costruire Brindisi. Ricordiamoci, prendere un po' di terreni, espandersi, espandere la propria attenzione, intervenire in Illiria. E allora Filippo V comincia a essere preoccupato per questi tentativi di espansione e c'è una prima dichiarazione di guerra. Di fatto quello che fanno i romani è semplicemente stringere alleanze contro i nemici di Filippo. Quindi, di nuovo, l'importanza di Roma e quindi riuscire a tenerlo lì e sostanzialmente questa guerra rimane questa dichiarazione di guerra, questo conflitto per ora non rimane nulla di fatto perché Filippo V rimane lì e non riesce a muoversi, non riesce ad agire, ci sono piccoli scontri con i nemici originari che adesso sono alleati di Roma ed impediscono e controllano il regno di Macedonia. Perché ne parliamo adesso? Perché di nuovo torna a essere fondamentale il fatto che la strategia di Annibale di prendere Roma e puntarla come la città conquistatrice, la città cattiva contro cui bisogna coalizzare tutti, non riesce. Annibale non riesce a coalizzare i nemici di Roma in Italia. Filippo non riesce a scendere a patti con i propri vicini, che di solito sono suoi nemici, dicendo no, ma adesso estendiamoci tutti contro Roma. Roma invece riesce a farsi forza usando gli italici come un muro di gomma e evitando che si alleino con Annibale, con i nemici di Filippo per fare muro contro di lui. Quindi dal punto di vista politico Roma è fortissima. Riprendiamoci, nel 212 è caduta Siracusa, nel 211 i romani attaccano di nuovo, muovono questo esercito enorme, radono al suolo la città di Capua, dove nel frattempo si era ritirato Annibale. Annibale è costretto a questo punto a ritirarsi ancora più a sud, è già stato sconfitto e messo in fuga dai romani. Nel 210 il comando dell'esercito viene affidato a quello che viene conosciuto per essere poi quello che ha vinto la guerra, Publio Cornelio Scipione. Scipione sostanzialmente prende il comando dell'esercito dopo che Annibale è già stato sconfitto a Capua. Sta continuando ad aspettare dei rinforzi. Il fratello di Annibale nel 208 sostanzialmente riesce ad entrare in Italia. Finalmente ce la fa, viene quasi da prendere le sue parti, tra virgolette. Solo che viene raggiunto dall'esercito romano, il fratello di Annibale si chiama Asdrubale, Barca, chiaramente. Asdrubale viene raggiunto dai romani e sconfitto presso il fiume Metauro. E con lui stesso muore in questa battaglia e con questa battaglia vengono di nuovo negati e anzi eliminati gli unici rinforzi che Annibale poteva aspettarsi di ricevere. Quindi Annibale da questo punto è un fuggiasco. Nel 206 è scacciato dalla regione, dalla Campania. Ed ecco che il conflitto si sposta in Africa a questo punto, perché a Roma si vede la possibilità di spostare la guerra, spostare il teatro della guerra dalla penisola italiana a casa del nemico, che dal punto di vista della strategia è sempre qualcosa che conviene, perché avere
degli eserciti che combattono nel proprio territorio, oltre a mettere in difficoltà le proprie comunicazioni, la propria capitale, le proprie città, influisce anche chiaramente su quella che è la produzione, i campi, l'economia, l'agricoltura, tutto quello che si può pensare, al di là del fatto che gli uomini sono partiti per la guerra, ma quelle poche attività che rimangono, chiaramente se ci sono i nemici a casa non si possono portare avanti. Bene, siamo nel 203, l'esercito romano, guidato da Scipione, sbarca in Africa. In Africa subito si allea con il re della Numidia, che si chiama Massinissa. Massinissa ha, tra le altre cose, ci ricordiamo, una cavalleria molto potente, molto importante. E l'esercito romano nel 203, col supporto di Massinissa, comincia a scontrarsi contro le guarnigioni cartaginesi, tanto che Cartagine non può far altro che richiamare Annibale. Annibale deve tornare in Africa velocemente anche per intervenire contro Scipione. La flotta di Annibale riesce ad arrivare in Africa, non diamolo per scontato, perché la flotta romana comunque stava intercettando la flotta cartaginese. Mediterraneo è un teatro di guerra in questo momento. I cartaginesi e i romani si scontrano nel 202, è l'ultimo scontro, quello decisivo, a Zama. La battaglia di Zama segna la vittoria romana con delle condizioni di pace che sono durissime. Nel senso che non basta solo la Sicilia, adesso Cartagine deve cedere a Roma la Spagna tutta, la flotta da guerra tutta, e deve pagare una enorme somma come indennità di guerra. Quindi sostanzialmente Cartagine viene ridotta davvero ai minimi termini. La vera guerra punica, quella dove Cartagine ha rischiato di vincere, è finita e Cartagine ha perso, è perso per sempre. Siamo nel 202. Roma controlla la Spagna, che viene divisa in due province, la Citeriore e l'Ulteriore, vabbè. Controlla Sicilia, Sardegna, Corsica, l'Italia fino alle Alpi. Ha cominciato a estendersi un pochino nell'Illirico, inizia la seconda guerra macedonica, perché naturalmente ormai Cartagine l'abbiamo sistemata, quindi a ovest siamo tranquilli, possiamo andare a guardare a est. Tra il 201 e il 197 Roma combatte contro Filippo V di Macedonia. La vittoria romana è a Cinocefale. La cosa interessante è che Roma si presenta in Grecia come la civiltà liberatrice, presenta il proprio controllo sulle polis greche come vi abbiamo liberati dai tiranni macedoni. Poi ovviamente di fatto si limita a tutelare le polis e a controllarle esattamente come avevano fatto i macedoni da parecchio tempo ormai. Tra il 200 e il 191 vengono sistemati gli ultimi Celti che rimangono a nord del Po. Tra il 193 e il 176 viene pacificata di nuovo, inteso in senso latino, la Liguria, e quindi si ha un consolidamento di quello che è il confine con il sud della Francia. E si ha un'espansione del territorio, ricordiamoci che Roma è arrivata alla pianura padana, verso il Veneto e verso l'Istria. E quindi ecco che stiamo cominciando ad andare a livello di espansione territoriale, non solo politica, verso est. Ancora importante da ricordare cosa capita tra il 191 e il 190 dall'altra parte. Le polis, Filippo V è stato sconfitto nel 197, la seconda guerra macedonica è finita nel 197. Pochi anni dopo, 5-6 anni dopo, il 191, alcune polis si ribellano a Roma, chiedono aiuto
ad Antioco III di Siria, che è lì sotto sostanzialmente, per aiutarli contro Roma. I romani partecipano, per farla breve, stravincono loro, vincono Magnesia, vincono le Termopili, combattono di nuovo alle Termopili anche i romani. Il fatto è che adesso i romani non hanno soltanto sconfitto una coalizione di città greche, ma hanno anche sconfitto Antioco III di Siria, che è costretto a cedere Tracia e Anatolia, quindi altre due regioni importantissime, parte della Turchia e parte dell'Est Europa, insomma, non esattamente a Roma, perché in questo momento Roma è ancora lontana, non confina ancora con la Grecia. Questi territori vengono ceduti a un alleato di Roma, un alleato vicino a Roma, sotto una grandissima influenza romana. Ne abbiamo già parlato, in realtà, parlando dei regni ellenistici e il regno di Pergamo. Dopo la battaglia contro Antioco III, contro la Siria, il re di Siria è costretto a cedere questi territori al regno di Pergamo come alleato di Roma. Questa cosa, di nuovo, è un calcolo politico, perché vedremo che il re di Pergamo in questo momento è assolutamente sotto l'influenza romana, non ha eredi, quindi cedere i territori al regno di Pergamo vuol dire politicamente non averli ceduti a Roma, quindi non aver ingrandito ufficialmente il territorio di Roma. Ma non appena il re di Pergamo morirà, questi territori andranno in eredità a Roma, e quindi Roma si estenderà tantissimo in automatico anche in Oriente. Ci arriviamo. Dunque, arriviamo alla terza guerra macedonica e alla terza guerra punica. Nel 171 scoppia la terza guerra macedonica. Sostanzialmente, il discorso è: il figlio di Filippo V non ci sta ad avere perso. Perseo, figlio di Filippo V, attacca Roma, e i romani sono di nuovo, ormai capiamolo, sono più forti, combattono meglio. Tre anni dopo i romani vincono a Pidna ed è la fine del regno macedone. Allora, ne parleremo tra breve, verso la fine del video. I greci a questo punto sono stati inglobati, nel senso che Roma sta controllando la Grecia, anche se non è una provincia per ora, il regno macedone è finito, i greci sono diversi da Roma, i greci delle città ostili a Roma, che si erano alleati con il regno di Macedonia, vengono deportati e finiscono schiavi o ostaggi a Roma. Ma tra questi greci ci sono anche dei filosofi, degli storici, dei grandi pensatori che nel giro di poco diventeranno tutori o liberti, lavoreranno presso Roma per i circoli dell'elite intellettuale. E quindi questi stessi greci sottomessi, ostili in origine a Roma, arriveranno a influenzare Roma dall'interno. Lo storico romano che ci tramanda, storico importantissimo dal punto di vista come fonte, che ci tramanda quello che è successo durante le guerre puniche, per capirci, è lo storico Polibio. E Polibio è greco ed arriva proprio da queste città sottomesse che si erano alleate a Perseo nel 171. Se noi riflettiamo un attimo su quello che guida l'espansione di Roma, non è tanto una questione di fama o una questione culturale, tanto quanto delle scelte motivate economicamente.
Roma è pragmatica come mentalità ed è la mentalità di una classe dirigente di latifondisti che vuole ampliare i propri commerci. È importante capirlo perché ci spiega alcune parti di questo comportamento, ci spiega quest'ansia di conquista, dove si dirige, verso che cosa si dirige. Il regno macedone finisce nel 168. A 20 anni, la Macedonia ha ancora 20 anni come realtà pseudo-indipendente, assoggettata a Roma come alleata, non troppo, insomma, con un trattato. Nel 148 c'è l'ennesima ribellione della Macedonia. La Macedonia viene ridotta da regno alleato a provincia di Roma. Nel momento in cui si entra nell'ambito di provincia romana, vuol dire che il territorio è parte del territorio romano. Gli abitanti non sono cittadini romani, sono abitanti del territorio di Roma, cittadini di serie B, e Roma li controlla, dal punto di vista politico, militare, economico, tutto per quello che riguarda la Macedonia. Quindi si parla di essere assoggettati davvero. Gli abitanti delle colonie, per capirci, sono sudditi, non sono cittadini. Nel frattempo, siamo nel 148, dal 202 è passato un bel po', e Cartagine ha recuperato un po' di ricchezza, ha recuperato un pochino di prestigio. Cartagine ormai rimane solo nel Nord Africa, scusatemi, la Spagna l'ha persa, la Sicilia l'ha persa da un bel po', eccetera, però comincia a ritirarsi su, comincia ad armare delle navi, comincia a tornare un pochino pericolosa. A Roma la cosa non è passata inosservata. Il Senato comincia a mostrarsi seriamente preoccupato di questo. È rimasto storico il discorso di Marco Porzio Catone, che dice: Cartago delenda est. Cartagine deve essere distrutta. E così i romani decidono. La parte interventista del Senato è spinta ad aggredire Cartagine di nuovo. Non sia mai che Roma attacca battaglia per prima, perché se no si schiera dalla parte dei cattivi. Roma è una liberatrice. Sono chiaramente estremamente sarcastico quando dico queste cose, perché rendiamoci conto che probabilmente Roma ne parliamo bene solo perché è la città che ha vinto. Perché tutti questi conflitti in realtà potremmo rovesciarli, e beh, forse mettersi dalla parte dei cartaginesi fa pensare che Cartagine non aveva altro se non, non era altro se non costituire un avversario economico. Non c'è mai stato un tentativo di aggressione per prima. Detto questo, i romani decidono che Cartagine deve essere distrutta. Come si fa? Beh, sfruttiamo questo. I Numidi, gli eredi di Massinissa, che quindi non sono romani, sono alleati di Roma, minacciano Cartagine. Roma non sta facendo niente, sono gli alleati, sono i Numidi. Cartagine reagisce e di conseguenza Roma dice: Ok, avete attaccato i nostri alleati, quindi adesso noi entriamo nel conflitto. Facilissimo, no? A Roma si fregano le mani, perfetto, ma adesso Cartagine è molto più debole, molto più piccola di noi. Abbiamo bisogno di una persona che mostri la forza di Roma, abbiamo bisogno di un generale che sia una bandiera politica, perché c'è un piano chiaro e tondo contro Cartagine. Cartagine non è più una forza internazionale, però Cartagine è una città commerciale che ha osato tentare di eguagliare Roma nel Mediterraneo, per cui non può esistere, non può essere tollerata. E allora ecco che, appunto, quando i Numidi minacciano Cartagine reagisce, i romani intervengono in difesa, in teoria, del regno di Numidia, comincia la terza guerra punica.
viene mandato un esercito retto dal figlio di Scipione, quello di Zama. Scipione di Zama, Publio Cornelio Scipione, era chiamato Scipione, detto l'Africano. Questo suo figlio si chiama Scipione, detto l'Emiliano, che parte, sbarca in prossimità di Cartagine, attacca quello che rimane dell'esercito cartaginese, lo sconfigge brutalmente. Cartagine nel 146 viene espugnata, la città viene completamente rasa al suolo, i suoi abitanti vengono ridotti in schiavitù, quelli che sopravvivono, e il territorio africano diventa ufficialmente provincia romana. Quindi Cartagine come città e come nazione smette completamente di esistere. Il messaggio politico è chiarissimo: non dovete pestare i piedi a Roma. Non dovete provare a sfidare Roma. Ricorda nella mitologia quando c'è la sfida contro gli dèi e ovviamente di solito il mortale che sfida gli dèi soccombe. Lo stesso tipo di messaggio è quello che Roma vuole mandare a tutte le altre città che possono pensare di sfidare l'egemonia di Roma sul Mediterraneo. Avete visto che fine ha fatto Cartagine? Abbiamo fatto in maniera di raderla al suolo completamente, tra l'altro senza mai aver attaccato per primi. E poi geniale l'idea di aver fatto finire il lavoro al figlio di quello che l'aveva cominciato. Scipione l'Emiliano finisce il lavoro di suo padre. Sempre nel 146 i greci tentano di ribellarsi. A questo punto mi viene a dire facilmente, ovviamente. Roma manda l'esercito, la rivolta viene repressa nel sangue, Roma prende e conquista e devasta svariate città, tra cui la stessa Corinto viene saccheggiata e rasa al suolo. Ci rendiamo conto che Roma non ci va minimamente per il sottile con chi si ribella? Nel 133 è la volta della Spagna che prova a ribellarsi. Una delle città principali dei rivoltosi è Numanzia, in Spagna, e Roma a questo punto manda, visto che la Spagna è territorio che fu cartaginese, Roma ha una bella idea di mandare lo stesso Scipione, quello che ha raso al suolo Cartagine, a Numanzia con gli stessi ordini, sedare la rivolta. Numanzia viene rasa al suolo, esattamente come Cartagine fa la fine di Cartagine. E siamo a tre città nel giro di tre città importanti, Cartagine, Corinto e Numanzia, completamente rase al suolo dai romani perché hanno tentato di ribellarsi. Nel 125 viene sottomessa la Gallia Meridionale. La Gallia Meridionale viene sottomessa perché, se ci pensiamo, è molto semplice da vedere: la Spagna è provincia romana, diventa provincia romana dopo la ribellione di Numanzia. Come si fa? No, è già provincia, divisa in due, sono due province, accettare ulteriore. C'è bisogno di collegamenti rapidi, diretti con la Spagna. Non possiamo passare attraverso la Gallia, che c'è e non c'è, può essere chi la controlla militarmente, com'è girata, eccetera. Allora, pacifichiamo, tra virgolette, che vuol dire conquistiamo, riduciamo in provincia, sottomettiamo brutalmente la Gallia Meridionale. E quindi abbiamo un collegamento, un corridoio orizzontale, la zona di Nizza, di Marsiglia, quella lì, tra l'Italia, la zona dei Liguri, la Liguria e la Spagna. Nel 125 viene fondata la città di Narbona. Narbonne esiste ancora adesso, per fortuna, e se noi pensiamo, questa zona di Francia ancora oggi è la Provenza, e proprio dal concetto che è una provincia romana. Poco prima, in realtà, siamo tra il 128 e il 126. I romani fondano anche quella che si chiama la provincia d'Asia.
Diciamo da questo punto di vista che la provincia d'Asia non hanno dovuto combattere per averla, almeno quello, non hanno distrutto ulteriori città. Cosa succede? Vuol dire che è morto il regno di Perga, l'ex re di Pergamo, che era Attalo III. Era fedele a Roma, non aveva eredi diretti, come eredità, quando muore lascia il suo regno, uno degli ultimi regni ellenistici, lascia il suo regno a Roma come territorio. E quindi ecco che anche i territori a est del Mediterraneo, appunto la Dacia, l'Anatolia, sono inglobati come provincia di Roma, che a questo punto ha già il Nord Africa, la Spagna, una parte di Turchia, una parte di Grecia, è effettivamente tutti intorno al Mediterraneo. Il Mediterraneo è diventato già in questo momento, nel 126, nel 125, qualcosa intorno a cui. Non su cui, non è l'Italia che è in mezzo al Mediterraneo, ma ormai è il Mediterraneo che è in mezzo ai territori controllati da Roma e il Mediterraneo resterà l'ombelico di Roma fino alla fine dell'impero. Bene, allora abbiamo visto che Roma ha. Ormai si è espansa tantissimo, ha iniziato a estendere il proprio territorio su nazioni, letteralmente nazioni, all'esterno della penisola italiana e a fare a istituire delle province. I territori delle province non sono territori dello Stato romano, inteso in senso di Italia. Sono cose con una legislazione diversa. Sono territori sottomessi, conquistati e sottomessi, appunto sudditi, non cittadini. Come sono governate le province? Beh, anzitutto Roma cerca l'appoggio delle classi dirigenti locali e consente per quanto possibile una certa autonomia amministrativa, per cercare di inimicarsi il meno possibile quelli che rimangono dei dirigenti, fa sempre parte del pragmatismo romano. Detto questo, i governatori romani devono assumere direttamente il controllo militare e civile dei territori. Quindi questi governatori prima di tutto hanno vari compiti. Il primo, il comando delle truppe, il comando militare. Le truppe presenti sul territorio sono controllate dal governatore provinciale. Secondo, il diritto giudiziario. Devono giudicare i reati più gravi e in generale tutti i reati che riguardano un cittadino romano. Attenzione, ricordiamocelo, i cittadini romani non sono quelli che abitano sulle province. Sono pochi i cittadini romani presenti in provincia. In genere sono o grandi commercianti che sono lì per qualche motivo, latifondisti per qualche motivo lì presenti, o più che altro saranno politici, ufficiali, soldati. E poi, importantissimo, riscuotono le imposte e controllano tutti gli appalti. La riscossione delle imposte e il controllo di a chi assegnare gli appalti, chiaramente, oltre ad avere il potere giudiziario e quello di comandare l'esercito, costituiscono poteri amplissimi. E rendiamoci conto di un'altra cosa, che questo amplissimo potere praticamente non è controllato. In che senso? Nel senso che va bene che il governatore di una provincia deve evitare che la provincia si ribelli, deve tenere la provincia sotto controllo. E va bene, è chiamato a rispondere a Roma del proprio operato, per cui non è che può fare. Il re può fare quello che vuole. Detto questo, un governatore di una provincia è da solo. Contrariamente a tutte le altre cariche di Roma, anche incluso il consolato, la carica di governatore provinciale non è collegiale. Non ci sono due o tre persone o un gruppo di persone che comandano su una provincia, ma c'è un solo governatore, quindi non c'è nessuno che ha il diritto di veto su quel governatore. Non c'è nessuno che lo controlla, a parte Roma, poi. E quindi sostanzialmente un governatore provinciale può fare tutto quello che vuole.
al di là di schierarsi apertamente contro il governo sostanzialmente, ma può arricchirsi a spese della provincia in maniera incredibile. Chi controlla? Chi è che fa il governatore di una provincia? In origine sono i pretori. I pretori che diventano quasi subito sei. Ci sono due pretori a Roma, uno in Sicilia, uno per la provincia di Sardegna e Corsica, che è considerata una intera, e due in Spagna, che sono le prime province che ci sono. Due perché la Spagna è divisa in due province. Dopo le province aumentano, come abbiamo visto, allora anzitutto la cosa che si fa è allungare di un anno la durata dei consoli e dei pretori di Roma. Quindi sono quattro, due pretori e due consoli, che diventano pro consoli e pro pretori, e ad essi è dato il controllo della provincia romana. Ricordiamo, gli abitanti delle province non sono cittadini o alleati, ma sono sudditi. Quindi sono differenti dal punto di vista legale. La prima cosa è che non devono prestare servizio nell'esercito, i cittadini invece sì. La seconda cosa è che devono pagare delle fortissime imposte. Imposte fondiarie, quindi sul territorio che possiedono, imposte personali, quindi imposte sul reddito, e imposte indirette, quindi dazi sulle merci, lo sfruttamento delle miniere, eventualmente sulle navi utilizzate, sui mercati e queste cose qua. Da una parte il cittadino romano rischia quando va in guerra, ma ricordiamoci che si combatte per quello che si possiede, per cui c'è una questione anche di motivazione rimasta da Roma delle origini. Quindi i cittadini romani, gli abitanti dell'Italia, combattono per Roma, ma non pagano tasse, non così tante. Chi paga davvero per Roma sono gli abitanti delle province, i sudditi, che non combattono per adesso. Allora, chi riscuote le tasse? Perché dobbiamo renderci conto di come funziona il concetto di tassazione a Roma. Roma chiede alle province un tot. I governatori provinciali devono mandare a Roma quello che è calcolato come rendita della provincia. Anzitutto, quello che viene mandato a Roma è decisamente di meno di quello che arriva nelle tasche, cioè che arriva all'interno dell'erario della provincia, per cui il governatore provinciale sfrutta le province per arricchirsi, e fin qua ci siamo. Ma a sua volta il governatore di una provincia non prende direttamente il denaro da quelli che pagano le tasse. La riscossione delle tasse funziona con degli intermediari. Questi intermediari si chiamano pubblicani, che sono sostanzialmente dei professionisti che hanno l'appalto della riscossione delle tasse. Come funziona la riscossione delle tasse dei pubblicani? È interessante. Questi professionisti, queste aziende, chiamiamole, anticipano la somma dovuta. Per cui Roma si aspetta 100, il governatore di una provincia chiede 150, perché 50 se ne tiene per sé, e chiede a questi appaltatori, diciamo, 150, per dare poi 100. Gli appaltatori anticipano 150 di tasca loro. A quel punto sono loro che riscuotono col benestare, la tutela del governatore, quindi fanno tutto legalmente, sostanzialmente quello che vogliono dalla provincia. Quindi questi appaltatori riscuoteranno 250 magari, guadagnandoci sulla differenza. Ecco chiaramente che quindi sulla provincia arriva una quantità di tasse, di soprattasse, estrema rispetto a quello che poi arriva a Roma, perché ci guadagnano tutti gli intermediari, e ci guadagnano sostanzialmente senza controllo, perché il governatore
non ha nessuno sopra di sé, l'importante è che quei 100 che Roma vuole, Roma riceva, e i pubblicani stessi, una volta che riscuotono, non importa quanto riscuotono, perché tanto hanno già anticipato quello che dovevano, loro sono autorizzati a riscuotere le tasse che vogliono. Chiaramente va tutto bene fino a quando le province non si ribellano, e questo è logico, ma sappiamo anche che ribellarsi a Roma tende a essere estremamente distruttivo nei confronti della provincia stessa, quindi è sempre una questione di soprusi al limite della sopportazione. Ecco quindi che in realtà gli abitanti delle province stanno malissimo in questo momento, proprio per i soprusi a livello fiscale che sono costretti a mantenere, e il fatto che non hanno nessun diritto politico, perché attenzione, non sono cittadini romani. La società a Roma sta cambiando con l'espansione del territorio, con l'arricchimento di conseguenza, con l'estensione, la formazione di tutte queste province. La prima cosa è che abbiamo già visto prima, nei video precedenti, i plebei arrivano a posizioni di potere. La classe dirigente non è più una oligarchia di famiglie nobili, è una classe dirigente mista, rimane sempre un'oligarchia, ma alla nobiltà di sangue si associa una nobiltà di denaro. La classe dirigente ora si contraddistingue per quella che si chiama la nobilitas. Ma la nobilitas che cos'è a Roma? La nobilitas è uno status che hanno le famiglie che hanno avuto un avo che è stato console. E che vuol dire, se uno dei miei parenti viventi o defunti è stato console di Roma, allora la mia famiglia è nobile. Chiaramente una cerchia ristretta, assolutamente esclusiva, assolutamente selezionata, e selezionata dall'alto. Accedere alla nobiltà è possibile, ma è difficilissimo. Chi lo controlla? Lo controllano le famiglie che ne fanno già parte. Si fa tramite matrimoni. Anche perché per accedere al consolato, come si fa? Anzitutto le assemblee popolari sono controllatissime, il voto si esprime per centurio o per tribù e non per testa. Quindi sono le famiglie nobili delle principali e le più ricche che hanno più voti, cioè che pesano di più. E poi c'è sempre la questione delle clientele, tutti i rapporti dei clientes, che sono quelli che prendono denaro per votare in un modo piuttosto che nell'altro, tra l'altro. E poi si inserisce il concetto che per diventare consoli bisogna fare quello che si chiama il cursus honorum, la via, il corso degli onori, quindi le tappe di una carriera politica di un cittadino, dalla più bassa alla più alta per raggiungere il consolato. Il cursus honorum parte dal servizio militare in cavalleria o nella prima classe di fanteria, che sono quelle comunque che sono appannaggio delle classi più ricche, e quindi automaticamente l'accesso alla politica, anche se sulla carta è per tutti, di fatto è solo per i ricchi. Il cursus honorum prevede delle età minime che noi sappiamo dalla storia che talvolta saranno ampiamente bypassate, superate. Normalmente dal servizio militare nella prima classe si deve arrivare, si passa alla questura, età minima 28 anni, l'edilità, bisogna andare edili a 31, pretori a 34 e poi minimo 37 anni al consolato. Alcuni consoli indiscutibilmente erano più vecchi, erano stati cinquantenni o giù di lì, quelle sono età minime. Diciamo che un console doveva avere almeno 37 anni per avere dignità di console. Questo finché dura il cursus honorum, queste tappe di carriera politica in maniera seria, tra virgolette. Appunto vedremo gente che invece completerà il cursus honorum prima di 20 anni. Per avere il rango senatorio, le famiglie che potevano dire di avere il rango senatorio vuol dire che dovevano avere un parente che aveva accesso al Senato.
questori ed edili avevano accesso al Senato. Quindi nel momento in cui uno era questore o edile, la sua famiglia poteva dire di avere rango senatorio, faceva parte della nobiltà senatoria. Per essere nobili veri e propri, avere la nobilitas, bisognava avere non solo un senatore, ma un console in famiglia. Quindi essere era un gradino ancora più sopra. Cominciano le persone che vengono chiamate gli uomini nuovi. L'homo novus è il primo membro di una famiglia nobile che arriva al consolato. Oppure l'uomo nuovo è quello che intraprende la carriera politica senza avere già tra i propri parenti un magistrato. Quindi uno che non è nobile. Esistono degli uomini nuovi che, per carità, a colpi di corruzione, pur non facendo parte della nobiltà, cominciano, si fanno tutto il loro cursus honorum e arrivano a fare la carriera politica. E in genere vengono visti dai più ligi con un po' di disprezzo. Dicono, quello è un uomo nuovo. Da una parte è uno che si è fatto da solo, ma come ha fatto? Quante ruote ha unto, ok? Quanti soldi ha dato per far sì di poter accedere alle cariche politiche, che come mai è un plebeo? Cosa c'entra questo in politica? Non è parte della nobiltà, ci sta entrando nella nobiltà, perché? Ovviamente ci sono corrotti e corruttori, voglio dire. Tutta questa ricchezza, come fa? Per essere distribuita deve arrivare. Da dove arriva? Arrivano tutte come bottino di guerra, oltre che come proventi dai commerci, come appalti, come tributi dei provinciali che arrivano a Roma. Ma naturalmente tutte queste ricchezze vengono incamerate da chi è già ricco. Tutta questa cosa, tutti i soldi che arrivano dalle province non fanno altro che accrescere a dismisura le disuguaglianze tra ricchi e poveri. La ricchezza si concentra nelle mani di due classi, dei senatori, quindi la classe politica dominante, quella che ha almeno un questore o un edile nella propria famiglia, e dei cavalieri. I cavalieri si chiamano così perché in origine sono la prima classe centuriata. Poi diventa un ceto sociale. Si chiamano equites i cavalieri, quelli che hanno almeno 400.000 sesterzi l'anno, che sono un sacco di soldi. Okay? Il parallelo sesterzo euro non è facile da fare, ma sono veramente un sacco di soldi. Quindi la ricchezza si concentra nelle mani di queste due classi, senatori e cavalieri, mentre che diventano la nuova oligarchia, tutto il resto del popolo non se la passa necessariamente bene. Appunto, è importante pensare a tutta questa corruzione che dilaga tantissimo e che non porta niente di buono, perché rendiamoci conto, i cavalieri, tra l'altro, sono una classe sociale ricchissima, sono un'oligarchia, ma non fanno ancora parte della nobiltà, perché i cavalieri hanno 400.000 sesterzi l'anno di reddita, ma non sono senatori, non entrano al Senato. E allora sono ancora esclusi dalle cariche pubbliche, perché non possono fare il cursus honorum. E quindi questa esclusione diventa motivo di conflitto fino a quando le cose non vengono rimesse a posto. Ci sono delle leggi che cercano di limitare la ricchezza dei senatori. C'è la legge Claudia nel 218 che cerca di fare in maniera che i senatori non possano possedere delle navi con cui commerciare. È poca cosa per controllare davvero il potere economico, l'influenza economica delle classi senatoriali. Perché i senatori hanno subito dei prestanomi o dei subappaltatori a cui fanno comprare le navi e di conseguenza rientrano perfettamente all'interno della legalità, aggirando queste norme. Di fatto il Senato è quello che controlla lo Stato romano. Dal secondo secolo in poi i governatori delle province, che dovrebbero essere elettivi dall'assemblea,
dicevo, i governatori delle province cominciano a essere nominati dal Senato. Dal secondo secolo in poi il Senato nomina i governatori delle province. E tutta questa cosa non fa altro che incrementare le possibilità e la realtà della corruzione all'interno di Roma, che dilaga tantissimo, una piovra. Le province sono sfruttate in maniera estremamente spregiudicata. D'altra parte, io ho pagato tantissimo persone, eccetera, senatori, edili, questori, per fare il mio cursus honorum. Sono arrivato alla possibilità di essere nominato, sono arrivato a da uomo nuovo, sono riuscito a corrompere la gente giusta per poter entrare in politica. Una volta che sono entrato in politica, pago per corrompere il Senato, quindi l'assemblea delle famiglie nobili maneggione, per farmi assegnare il controllo di una provincia. Adesso che ho pagato tutti e che ho ottenuto il governo della provincia, che mi sono svenato a livello economico per farlo, mi rifaccio a spese della provincia stessa. Quindi, visto che sono finalmente arrivato a quello che posso fare, quindi ho il controllo di una provincia e più è ricca la provincia più posso guadagnarci, più posso rifarmi di quello che ho pagato corrompendo le persone che ho pagato per arrivare fino qua, e sfrutto il periodo del mio proconsolato per diventare più ricco possibile, in maniera poi tale da uscire, da smettere, da congedarmi dal governo della provincia molto più ricco, economicamente più importante, con gli amici eccellenti e quindi un sacco di potere per me e per la mia famiglia. Tutta questa cosa è agghiacciante se pensiamo al giro di corruzioni, di amicizie, di mafia che c'è dietro. I piccoli proprietari terrieri in questo momento sono tra i primi che, lasciamo stare gli schiavi, ma i piccoli proprietari sono quelli che pagano tutto, anche in Italia, perché nelle province pagano tasse, sono sudditi e sono sfruttatissimi, ma in Italia i piccoli proprietari prima di tutto sono spessissimo lontani dai campi, dai loro territori per via della guerra. Se hanno fortuna non muoiono, però a volte le campagne militari durano anni e per anni non coltivano i loro poderi. Magari non possono permettersi di coltivare qualcuno che glieli coltiva, dei braccianti, anche perché comunque i braccianti costano. Arrivano una massa di schiavi dai territori, dopo le battaglie, dai territori conquistati. Questi schiavi sono schiavi che vengono chiaramente comprati dai nobili che hanno un sacco di soldi. La presenza di schiavi, che paghi una volta sola, poi devi nutrire, conviene ai proprietari degli schiavi, perché uno schiavo conviene rispetto a un bracciante. Un bracciante è stipendiato, devo pagarlo tutte le volte che viene a lavorare. Uno schiavo l'ho pagato una volta, è roba mia. Se non muore di fatica, tanto l'ho pagato poco, magari comunque costa di meno rispetto a un lavoratore salariato. Ed ecco che chi è ricco paga, prima paga dei braccianti, adesso compra degli schiavi che gli lavorano i campi. Chi è ricco non combatte perché ha già combattuto, o è un ufficiale, o riesce a pagare qualcosa, a corrompere qualcuno per non combattere. Comunque comincia, non coltiva di sicuro di persone i propri campi. Chi non ha tanti soldi non riesce a badare il proprio campo, può provare a pagare qualcuno, ma non gli conviene, fatto sta che è costretto a indebitarsi. Quando sono indebitato, l'unica cosa che possiedo è il mio piccolo campo e lo vendo. A chi lo vendo? A un grande proprietario terriero, a un latifondista. Ed ecco che chi è già ricco continua ad accrescere i propri latifondi. In questo momento si accrescono i latifondi in maniera estrema. I grandi proprietari terrieri cominciano ad acquisire sostanzialmente tutta la terra disponibile, sono organizzati nei sistemi delle ville. La villa in latino indica un'azienda agricola composta dalla casa del proprietario, ma anche di tutte le strutture tutti intorno,
che a volte controlla territori anche piuttosto ampi, sostanzialmente autosufficienti, che fanno tutti con un sacco di lavoratori dentro, sostanzialmente schiavili, di proprietà di un grande latifondista. Ecco quindi che i grandi proprietari continuano ad espandersi, come la logica che hanno sempre avuto, la logica del latifondo: chi è povero se indebita vende la propria terra, chi è ricco ha dei fondi per comprare la terra di chi la vende, quindi diventa sempre più ricco, chi è povero rimane sempre più povero. Tutti questi ex piccoli proprietari, che ormai sono senza campo, dove vanno? Vanno verso la città. Le città cominciano a espandersi molto di più, si forma un nuovo proletariato urbano che vive in quartieracci fuori dalla città, che vivono di espedienti e vivono di sostegni pubblici. Roma comincia ad organizzare distribuzioni pubbliche di grano, ma anche spettacoli, feste pubbliche, per riuscire a controllare sostanzialmente il proletariato, per tenerlo buono e prevenire delle rivolte che non farebbero bene né in un caso né nell'altro. Conviene distribuire grano una volta ogni paio di mesi liberamente, un po' per ciascuno, piuttosto che non affrontare l'idea di una sommossa popolare. Ed ecco che si forma il proletariato urbano, che i sobborghi delle città si creano dei sobborghi, attorno a Roma si crea una suburra, un suburbio, una città di serie B, di gente che sostanzialmente nullatenenti, che sono ex abitanti della campagna, che vengono attirati dalla città in cerca di lavoro di qualche tipo. Intanto si aumenta il bias tra le persone estremamente ricche, l'oligarchia senatoria e equestre e il proletariato urbano. A tutto questo dobbiamo aggiungere il fatto che gli italici, quindi gli italiani, le popolazioni italiche assoggettate ma non suddite, inglobate, che hanno combattuto, hanno versato tributi per la guerra, non si sono schierate con Annibale quando era ora, sono ancora esclusi dalla piena cittadinanza romana. Alcuni di questi hanno la mezza cittadinanza, sono esclusi dai diritti politici. Tutto questo creerà un malcontento, e questo malcontento, in realtà sono anche abbastanza contento di dirlo, perché rendiamoci conto di questo grumo di corruzione che è Roma in questo momento. Tutto questo malcontento sarà destinato a esplodere male in una guerra, ma tra un po'. Non è ancora questo il momento in cui esploderà. Adesso lasciamo Roma corrotta com'è. Facciamo ancora un piccolo passo nella mentalità romana prima di concludere, e vediamo che la mentalità romana tradizionale, oltre a essere volta all'introito economico, alla fine dei più ricchi, perché quello è volta alla pragmaticità, al pragmatismo, alla concretezza. È importantissimo lo Stato a Roma, ma non è lo Stato ideale, il mondo ideale greco. Non è che il romano fa sport perché ha il culto della bellezza e bisogna stare bene con se stessi. No, faccio sport perché devo fare fiato, perché devo fare cose. Mi alleno perché devo spostare dei pesi, perché devo andare a fare delle cose. La religione non è una religione fatta di ideali, è una religione per tenere buoni gli dèi, per far andare bene le cose. Quindi si parla di rispondere in maniera concreta a problemi reali. Sostanzialmente per tutto quello che riguarda i vari aspetti della vita, la religione, l'economia, la politica, i rapporti sociali, tutti queste idee, questo modo di fare si chiamano i costumi, le abitudini degli antenati. In latino li chiamavano i mos maiorum, sì, letteralmente, i modi di fare degli antenati, che erano uno schema, un sistema di valori trasmessi ai giovani fino al terzo secolo, almeno fino al terzo secolo. Poi se ne parla ancora al primo secolo, però se ne parla dicendo i vecchi come facevano, però fino al terzo secolo ci credono davvero. E dopo capita che Roma si espande in Grecia,
e la mentalità greca attraverso gli schiavi liberti, come abbiamo visto dopo Filippo V, dopo la ribellione delle città greche, gli schiavi greci che entrano a Roma, che vengono liberati, che entrano come tutori, magari quelli, insomma, non è che prendo una persona intelligente, un filosofo, un retore, quindi un esperto di comunicazione sostanzialmente, lo metto a spostare pesi o a spaccare pietre. Lo uso come insegnante, lo uso come storico, lo uso come responsabile della propaganda di qualche cosa, insomma sfrutto le capacità delle persone anche se sono schiavi. Solo che tramite i contatti commerciali, tramite le opere stesse degli intellettuali greci, la mentalità greca comincia a filtrare a Roma. E a Roma inizia uno scontro piuttosto aspro in origine tra i filoellenici, quindi vicini alla Grecia, che vedono nella Grecia degli stimoli a livello di modelli retorici, artistici, uno stile di vita diverso, quello ellenistico, e i tradizionalisti, quelli per il mos maiorum, quelli che vedono il concetto che il cambiamento è male, l'indebolimento, il cambiare, prendere sopra su di sé una parte della mentalità greca vuol dire indebolirsi, indebolire, perdere un'identità culturale che ha portato Roma al successo, vuol dire chiudiamo le porte agli stranieri, vuol dire prima gli italiani, prima i romani, vogliono dire queste cose qua, e vuol dire chiudersi mentalmente, chiudersi all'apertura del progresso, dicendo come abbiamo fatto noi è sicuramente come è meglio, quello che arriva dallo straniero è sbagliato. Questa mentalità è una mentalità che per un po' di tempo si aggrappa a quelli che sono gli aristocratici, quindi l'oligarchia, che è quella che ha potere politico, che va a sfruttare il malcontento popolare prendendosela con i greci che rischiano di rovinare la società. Tra di loro ci ricordiamo Catone, il censore, che è uno dei massimi sostenitori del mos maiorum, tant'è che si arriva alle leggi sontuarie, quindi leggi che dicono, che puniscono il lusso eccessivo, che vietano alle donne di andare in giro sfoggiando gioielli particolarmente ricchi, fino al 161, dove i greci, i retori greci, quindi gli esperti di retorica, vengono scacciati, espulsi da Roma, perché, mamma mia, tutti questi filosofi, questi pensatori greci non possono far altro che precipitare Roma verso che cosa? Verso l'apertura mentale, probabilmente. Però, con un po' di godimento, devo ammettere, devo dire che ormai la Repubblica delle origini è cambiata troppo. La mentalità greca è entrata, non si torna indietro. Nel momento in cui ci si apre alla novità, non si può far finta di non aver visto niente. Non si può dimenticare davvero quello che si impara. Per fare un parallelo, nel momento in cui, un parallelo di nuovo decisamente azzardato, ma mi va di farlo, dopo la Rivoluzione Francese, la Rivoluzione Francese del 1789, quando dopo la Rivoluzione Francese, dopo Napoleone, quando il Congresso di Vienna cerca di dire facciamo come se non sia mai successo, facciamo come se in realtà tutte queste cose di popolo non contano niente, la Repubblica non esiste, torniamo all'assolutismo del 1700, tutto si risolve in una enorme bolle di sapone, tutto si risolve nel fatto che di lì a poco in Europa si scatenerà il 48, ci saranno moti rivoluzioni per un sacco di tempo e sostanzialmente ci sarà la dimostrazione storica che non è possibile tornare indietro, decostruire. È la stessa cosa, la mentalità romana tradizionale poteva andare bene per il V secolo, per il IV secolo avanti Cristo, nel momento in cui Roma era un villaggio,
o al massimo era esteso nel Lazio. Nel momento in cui Roma si espande a livello territoriale e comincia a diventare una realtà internazionale, non può restare chiusa a se stesso. Nel momento in cui arriva a prendere la mentalità greca e la cultura greca, non può far finta che non sia arrivata. Tant'è che a Roma arrivano ad operare autori di origine greca. Lo stesso Scipione l'Emiliano, quello di cui abbiamo già parlato, quello che ha distrutto Cartagine, ordinato la distruzione di Cartagine e di Numanzia, fonda un circolo di pensatori, di filosofi di origine greca, che si chiama il Circolo degli Scipioni, che durerà per un bel po'. Tra di essi ci ricordiamo dello storico Polibio, quello delle guerre puniche, il filosofo Panezio, un altro importantissimo filosofo greco. A Roma si diffondono filosofie ellenistiche, che sono prevalentemente il denominatore comune, ricordiamoci, cioè le filosofie ellenistiche sono il fatto che guardano il benessere di una persona, quindi individualistiche, ma cosmopolite. Per il discorso che era ancora dell'ellenismo, il discorso del fatto che non si guarda alla Grecia come a una piccola regione o alla Macedonia come una piccola regione, ma all'ellenismo come questo tutto il mondo conosciuto che comunica insieme, ricordiamoci di Alessandro Magno. E quindi abbiamo questi ideali, il cosmopolitismo, per esempio, che arriva anche a Roma. Ed ecco che a Roma cominciano a germinare, a Roma viene di moda sostanzialmente e resterà così per secoli, soprattutto la filosofia degli stoici, lo stoicismo ellenistico. Sostanzialmente raggiungere la felicità, la saggezza, l'equilibrio dell'uomo che si senta cittadino del mondo, che si senta non parte di una piccola città, ma parte di un mondo intero, e tutta questa roba arriva dalla Grecia. Ovviamente avrà fortune alterne, ci saranno detrattori, ci saranno tradizionalisti romani, ci saranno filoellenici, però le idee greche entrano da Roma e non se ne andranno più. In chiusura posso citare quello che dicevano i latini stessi: Grecia capta ferum victorem cepit. La Grecia, benché catturata, una volta che è stata catturata, ha catturato a sua volta il fiero vincitore. Vuol dire che quella che è vista come una nazione perdente è stata la nazione che ha vinto, perché ha catturato culturalmente Roma. E effettivamente così è stato. Va bene. L'abbiamo fatto un po' lunga questo giro, però è stato importante. Abbiamo visto in questo video lo sviluppo di Roma, prima di tutto come suo conquista, nelle sue conquiste militari, in modo particolare contro Cartagine, con Annibale, eccetera, ma anche verso l'espansione verso Oriente. E poi abbiamo visto come si è organizzata dal punto di vista della gestione delle province, della gestione economica e politica di conseguenza, diventando questo coacervo di corruzione che poi rimarrà in realtà fino alla fine di quello che sarà la Repubblica, alla fine di quello che sarà l'Impero. Ma dicevamo, questa è un'altra storia. Per adesso vi saluto, ciao!